pubblico di Radio Flumeri, buonasera a tutti e bentrovati a questa puntata di Sportivamente Irpini. Siamo su Radio Flumeri 101.2 MHz oppure sul sito www.radioflumeri.it per commentare insieme questa puntata, questo weekend ricco di spunti e riflessioni a cui non ci asterremo. Un saluto da Nicola Giacobbe, un saluto anche a te Lucio. Intanto telefono 0825 44 3255, oppure potete contattarci tramite messaggi SMS al numero 345 988 17 85. West Avellino, Scandone, Ariano, ma tanto altro. Ciao Lucio Iannicello. Ciao, ciao Nicola, ciao ai nostri radioascoltatori. Iniziamo sì parlando della vittoria forse più bella di questo weekend irpino, sicuramente quella della Scandone contro Reggio Emilia, Grissinbon Reggio Emilia, battuta anche la prima della classe, quarta vittoria consecutiva per gli uomini di coach Sacripanti. Le cose stanno andando veramente bene. Io penso che sia stata la migliore partita della Scandone della stagione contro Reggio Emilia, e veramente una prestazione di squadra. Io direi che è stata una prestazione corale e molto contento, e ha ragione Pino Sacripanti, tutti hanno dato il loro contributo. Certo però che brilla John Ragland con i suoi 25 punti e con un alto minutaggio, anche favorito dai due falli sul groppone in un amen per Marcus Green, e ne ha beneficiato sicuramente la Scandone, e è stato sicuramente l'uomo copertina di questa vittoria. Sì, va bene Nicola, io sono proprio contento di questa Scandone. Poi che dire anche di Riccardo Cervi e Martin Loinen. Martin Loinen ha fatto una prestazione difensiva, ormai è il colui che non sbaglia quasi niente, e Riccardo Cervi conosceva già Reggio Emilia essendo un ex, e probabilmente ha saputo prendere le contromisure meglio rispetto ad altre squadre. Il merito di Avellino sta soprattutto nell'aver, o meglio, il merito soprattutto di coach Pino Sacripanti sta nell'aver costruito una gabbia, una grandissima difesa contro il super attacco, diciamo, di Reggio Emilia. Grande difesa, ottimi raddoppi soprattutto nei pick and roll, soprattutto mi viene da dire nel primo tempo, quando c'era uno scatenato Alex Hacker, l'ho visto davvero molto bene. Prima su Pietro Aradori, poi anche su Amedeo Della Valle. La difesa è stata la chiave di questa vittoria bianco-verde. Basta leggere la voce rimbalzi, tanti rimbalzi a favore degli irpini, ben 32, quindi Liunen, Cervi, Bu hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Però Liunen, sempre in ottica difensiva, ha saputo reggere a quella furia quasi inarrestabile di Darius Lavrinovic. Il lituano era in una condizione abbastanza accettabile, molto molto in forma, eppure è stato fermato a 12 punti, a 4 falli, e qui si è giocata la partita, perché avere un Lavrinovic a 4 falli al terzo quarto è sicuramente importante anche per il morale degli avversari, costretti poi a chiudersi in una difesa a zona che sì, ha pagato dividendi per 3-4 minuti, ma poi non ce n'è stato più per Reggio Emilia. Una squadra l'ho vista abbastanza male Reggio Emilia, purtroppo la capolista in questo momento sta pagando il doppio impegno, sta pagando l'assenza di un uomo esperienza come Rimas Kaukenas, e quindi hanno un alibi da questo punto di vista. Ciò non toglie che Avellino ha mostrato davvero i denti, e ho un piccolo rammarico, un piccolo rimpianto, perché magari potevamo soffrire molto di meno contro una Reggio Emilia che a un certo punto non ne beccava più.
Beh, insomma, sei riuscito a trovare il pelo nell'uovo, Nicola. No, il pelo nell'uovo di Avellino ha i suoi meriti, però Reggio Emilia, dal mio punto di vista, ha tanti demeriti. Però in sala stampa è stato molto chiaro, Coach Manetti ha detto bene dell'impegno in Eurocup per Reggio Emilia, però Manetti senza mezzi termini ha detto: io non trovo scuse per la mia squadra, perché se vogliamo diventare una grande squadra non ci possiamo attaccare alla stanchezza e non ci possiamo attaccare all'assenza di Rimantas Kaukenas. Però allo stesso momento Coach Manetti ha fatto riferimento alla questione proprio Kaukenas, sull'eventuale mercato, chi è l'innesto per Reggio Emilia. Lui senza mezzi termini ha fatto riferimento proprio a Kaukenas. Dicevi dei rimbalzi, Nicola, 32 ne ha presi Avellino, addirittura 36, quindi Reggio Emilia di più la squadra reggiana rispetto ad Avellino. La partita è stata sempre diciamo a favore di Avellino, perché è stata sempre avanti. Addirittura nel terzo quarto per 5 minuti si è segnato pochissimo, e in quel preciso istante della partita, secondo coach Sagripanti, lì si è capito, appunto a detta del coach, che Avellino avrebbe vinto la partita, perché comunque non si segnava e nonostante tutto il vantaggio rimaneva consistente sul più 10, più 12. Poi all'ultimo quarto si è arrivati anche al meno 5, 70-65, però era tutto sotto controllo, qualche tripla è venuta fuori dai reggiani. Comunque la squadra ha fatto veramente un ottimo lavoro in difesa, come dicevi tu, sui pick and roll avversari. Si è sorpreso anche Pino Sagripanti: non pensavo che potessimo fare una difesa talmente buona su Reggio Emilia. Quindi note positive assolutamente anche da Giovanni Severini, perché ricordiamo non giocava da 3 partite, eppure quando è stato chiamato in causa ha dato il suo ottimo contributo. Una partita veramente ottima. Buva poi ha fatto i suoi 12 punti. Ricordiamo anche Nannali, però James Nannali non è andato a 20, ma a poco ci è mancato, ha fatto 18 punti. E ricordiamo, è sempre il cecchino di Avellino, la punta, direi la punta di diamante per quanto riguarda le realizzazioni della Scandone. Assolutamente sì. Un'altra notazione riguardo Reggio Emilia: basta leggere il minutaggio dei ragazzi biancorossi, nessuno ha raggiunto i 30 minuti, perché da parte del coach Manetti c'è una seria e intenzionale volontà di cercare di trovare degli equilibri, nuovi equilibri. Giocatori come Pietro Aradori vede soltanto 24 minuti per lui, fino a qualche gara fa era un po' impronosticabile questo minutaggio. Oggi invece Max Menetti cerca proprio questo, cercare di equilibrare il minutaggio dei suoi, come non si è visto ad Avellino per esempio con Joe Ragland e James Nannali oltre i 30. Per quanto riguarda Avellino, dicevamo grande difesa, ottimo inserimento da parte di Giovanni Severini, che ha aggredito appunto il portatore di palla avversario, ma anche tenuto bene a degli attacchi di Pietro Aradori, nonostante il talento della nazionale italiana poi abbia tirato fuori dal cilindro dei gioielli di canestro. Vabbè, ci possono stare, ciò non toglie la grande difesa di Giovanni Severini. Concentriamoci però sull'MVP della partita, Joe Ragland: 25 punti, 5 rimbalzi, 8 su 8 dall'area. Una partita davvero perfetta per l'ex Olimpia Milano. Può essere 31 di valutazione, può essere lui la chiave per Avellino, per cercare per sperare in traguardi che all'inizio stagione magari non erano previsti. Io parlo addirittura, dal mio punto di vista, questa squadra giocando in questo modo, giocando come contro Reggio Emilia e Venezia, potrebbe raggiungere benissimo anche le semifinali scudetto senza problemi, perché davvero c'è una consistenza, c'è una solidità difensiva, e nella gara secca della Coppa Italia può succedere davvero di tutto. Non mi aspetterei però questa Christine Bonn Reggio Emilia, che me l'aspetto molto diversa, più a rimbalzo
rimbombante, e non mi aspetto di certo i 27 minuti di Ojer Sillins, che davvero ha fatto una partita discreta soltanto nel finale, poi per il resto ha fatto molto male, eppure è stato molto in campo da parte di coach Manetti, ha voluto responsabilizzare il ragazzo e alla fine ha prodotto soltanto una sfuriata finale. Avellino, come abbiamo già detto, bene anche Riccardo Cervi contro la sua ex squadra, ha saputo tenere testa ai suoi ex compagni di squadra, praticamente ha presidiato la sua area, il suo spazio era impenetrabile o quasi, da tante stoppate, e nonostante un momento iniziale con Golubovic molto molto energico, che ha trovato delle belle soluzioni, poi per il resto ha saputo metterlo fuori gioco. Però quello che si è messo fuori gioco è stato soprattutto un esperto giocatore come Darius Lavrinovic, che ha tre falli, ha commesso poi il quarto, anche prima il terzo molto ingenuo, e da un giocatore esperto che ha vinto tanto come lui, queste cose non me le aspetto, per sì. Cui Reggio Emilia deve tanto rammaricarsi per il comportamento tenuto ad Avellino. Avellino invece deve lodarsi, non per piaggeria, però effettivamente Avellino ha fatto una partita eccezionale. I parziali si vedono: 19-16, 26-19, 10-11, 20-21. Non è mai stata sotto Avellino, ha sempre lottato, salvo in alcuni momenti iniziale Reggio Emilia era avanti, poi sempre là solo bianco-verde, che ti ripeto però, Lucio, certe partite vanno chiuse prima. Beh sì, vanno chiuse prima, magari sarà stata anche un po' la soggezione, la paura di vincere, potrei dire, trovandosi una squadra del genere di fronte, però tanti fattori hanno influito anche sulla sconfitta per quanto riguarda Reggio Emilia. Qualcosa che si può aggiustare, cos'è? Le percentuali, ecco, bisogna alzare un po' le percentuali, da 3, 6 su 22, anche vabbè, tiri liberi 69%, bisogna aggiustare da questo punto di vista le percentuali. Per il resto la squadra sta andando bene, perché ricordiamo, questa è una cosa importante che si è detto in sala stampa, ha detto Sacripante, io non voglio far riferimento alle 4 vittorie consecutive ma alle 6 su 8, sì. Proprio per prendere in considerazione l'assetto tattico che è cambiato nel momento in cui si sono arrivati ad Avellino Joe Ragland e Marcus Green, quindi un playmakeraggio che ha dato una certa sicurezza dopo i problemi a Torin Green e anche ad Aker e Blooms, che si alternavano in cabina di regia, quindi questo è un fattore fondamentale. E si diceva anche che Joe Ragland, quando sarebbe entrato in forma, avrebbe fatto vedere i sorci verdi agli avversari, e infatti così è stato. Abbiamo visto veramente un giocatore bravissimo anche nelle penetrazioni, attaccava il ferro con grande continuità, una veramente un'ottima prestazione per Joe Ragland. E poi fa anche bene il play, forse lui è più guardia rispetto a Marcus Green. È il tipico play, infatti alla voce assist spicca sempre Marcus Green, nonostante non abbia fatto una partita eccezionale, e però Joe Ragland dà qualcosa di più anche per quanto riguarda appunto l'attacco del ferro. Assolutamente sì, la situazione che onestamente un po' mi preoccupa è quella inerente ad Alex Hacker. Abbiamo già detto all'inizio partita grande difesa sugli esterni avversari, però si leggono sempre quei 15 minuti in campo. Potrebbe giocarne molti di più, però evidentemente c'è qualcosa che non va, e bisogna considerare purtroppo anche vagliare anche l'ipotesi di intervenire sul mercato, e dispiacerebbe sicuramente perdere un giocatore come lui. Quel che è certo è che il ragazzo non vive il suo momento di forma migliore, speriamo possa
possa recuperarsi un giocatore così forte. Ancora Giovanni Severini, Lucio, bisogna parlare ancora di Giovanni Severini, perché c'è stato anche una bella azione da parte sua in attacco, un bel taglio in backdoor dietro le maglie reggiane, una difesa davvero coi fiocchi, e i suoi quasi 10 minuti in campo sono più che meritati, davvero gran partita, gran professionista, al di là di come dicevi tu, Lucio, delle tre partite in cui non aveva giocato. Lui è un giocatore che è sempre pronto, così come tra l'altro lo è Giovanni Pini, un giocatore italiano che magari fosse stato straniero sarebbe stato tagliato all'istante, però Giovanni Pini ci mette tantissima grinta, tantissimo attaccamento alla maglia, e questo è questo che fa sentire un po', come diceva De Cesare all'inizio stagione, lo spirito del lupo, questo attaccamento alla maglia sempre e comunque in ogni circostanza. Gli avversari davvero per fare un canestro devono provarci non una volta, non due volte, ma 100.000 volte. Sì, chiudiamo con una chiosa, Nicola, Minavagante, Scandone, può esserlo? Tu già ti sei espresso abbastanza chiaramente facendo riferimento addirittura ad una semifinale scudetto. Io penso che non sia precluso all'Avellino questo obiettivo, certo però bisognerà pedalare tanto, perché se è un obiettivo possibile è anche un obiettivo però insomma che ha una certa difficoltà ad essere raggiunto, per essere raggiunto. Sì, quello che mi dà più fiducia appunto è la difesa che mi piace la solidità di squadra, mi piace il gruppo che si è creato, un senso di unità all'interno di casa Scandone che ci fa piacere e che farà piacere sicuramente anche al pubblico del Pala del Mauro. E allora Nicola, andiamo con Vola Alto Gaemon, proprio in riferimento alla Sidigas. Eccoci di nuovo in studio per parlare di US Avellino, un pareggio a Modena che va preso positivamente, a mio modesto parere, perché il campo di Modena non è semplice, lo testimoniano i risultati, è una macchina da punti in casa, il Modena, certo rendimento disastroso in trasferta, altrimenti non sarebbe in quelle posizioni di classifica. Una partita un po' particolare, perché nel primo tempo l'Avellino non ha per niente sofferto, anzi ha preso una traversa clamorosa con Davide Gavazzi che ha fatto gridare al gol non gol, però giustamente era sulla linea, il gol non c'era assolutamente, e poi ancora occasioni per l'Avellino, soprattutto con Castaldo. C'è stata anche un'occasione per il Modena con Luppi, a cui si è opposto benissimo Pierluigi Frattali. Poi nel secondo tempo è cambiato tutto, ma è cambiato in relazione al gol del Modena con Belingheri, e poi ancora con gli Sbroglia Braglia, noi così li abbiamo chiamati, sono entrati quindi Insigne, Mokulu e naturalmente anche Tesser, hanno confezionato questo pacco al Modena, e al 90esimo è arrivato questo pareggio importantissimo, perché ricordiamo che l'Avellino dei 21 punti disponibili ne ha fatti 19, quindi continua, l'importante era allungare la striscia positiva, non per forza le vittorie. Certo, tutti si erano ingolositi al fatto delle 6 vittorie consecutive e si pensava al record dei ragazzi del 72, però va bene così, intanto il record Mister Tesser già lo ha piazzato con le 5 vittorie consecutive, non con le 6, è andato ben oltre le 4 vittorie consecutive che era il record dell'Avellino in Serie B, e va bene, siamo contenti dell'Avellino. Ora fa capolino una squadra particolare per il venerdì prossimo, però parliamo di Modena-Avellino, Nicola. Assolutamente sì, Lucio. Beh, dal punto di vista del 6 vittorie consecutive, del giochetto delle 6 vittorie consecutive, eccetera, eccetera, lì ci ha messo del suo anche il presidente Walter Taccone con quel e non finisce qui, quindi vabbè, ci sta giusto per alimentare un po' la speranza all'interno della piazza. È finita la striscia, possiamo dire,
però è un risultato davvero che per me non è finita. Io vale una vittoria. Io, Nicola, considero i risultati positivi e il pareggio non è una sconfitta, quindi io ritengo che la striscia non sia terminata. Assolutamente no, è stato un pareggio che per me vale una vittoria. Pareggiare a Modena, ricordiamolo, in quel modo. Sette vittorie in casa su 12 gare, possiamo dire, poteva essere l'ottava, quella fino a 5 minuti dalla fine contro l'Avellino, però è stata agguantata, diciamo, al 91esimo circa dal gol di Benjamin Mokulu. Un Avellino che, come hai detto tu, ha sofferto davvero quei 15 minuti nel secondo tempo, dopodiché si è dimostrata alla pari, se non superiore, rispetto ai Canarini. Crespo giustamente a fine partita ha espresso il suo rammarico perché era ad un passo dalla vittoria e perdere le partite così fa molto male. Possiamo capirlo anche noi, visti i precedenti in alcune partite in cui Avellino sembrava la dovesse portare a termine, eppure poi... Beh, la lettura potrebbe essere anche positiva. Si potrebbe dire che Crespo ha fermato l'Avellino, ha fermato la serie di vittorie consecutive. Ha fermato la serie di vittorie consecutive. Quindi mezzo pieno, mezzo vuoto il bicchiere. Beh, per Crespo sarà mezzo vuoto sicuramente. Certo, per Crespo deve essere per forza mezzo vuoto. Perdere una gara a 5 minuti dalla fine su un calcio piazzato poi... davvero non dormiranno sogni tranquilli. Però a Modena, Nicola, concentriamoci su questi cambi che ha fatto Attilio Tesser, perché Roberto Insigne, ricordiamolo, è il secondo assist consecutivo che fa dopo il derby contro la Salernitana e addirittura è decisivo da tre partite a questa parte, perché anche quando entrò a Cesena fu decisivo. Allora l'interrogativo qual è? Rende di più quando entra dalla panchina da subentrato? E forse all'inizio non rende come dovrebbe rendere da subentrato. Bastien gioca dietro le punte, l'assetto lo ha trovato Mister Tesser e ha ragione lui, assolutamente, su questo non ci piove a mio parere. In questo momento non si cambia, Insigne produce tantissimo da tra virgolette dodicesimo uomo. Il primo cambio funge benissimo, Insigne colpisce dalla panchina, diciamo che spezza in due le difese avversarie con i suoi movimenti. Sono d'accordo anche con Mister Tesser quando dice che il non può mai fare a meno del ragazzo perché è molto tecnico e dal mio punto di vista è l'unico che ha lo spunto sulla tre quarti per poter colpire gli avversari. Però come fai a tenere fuori Samuel Bastien? Samuel Bastien appunto, è appunto l'equilibrio, possiamo sì, dire sì, che io, è la pedina che dà equilibrio. Questo ti volevo dire, mettere Insigne dal primo minuto significherebbe togliere un po' di equilibrio alla squadra. Però è anche tattica, possiamo dire. È anche tattica, perché Insigne spezza in due le difese avversarie, ma abbiamo detto quando sono magari un po' stanche, quando si sono un po' allungate. Quel lavoro che si richiederebbe a Roberto Insigne dall'inizio della partita, probabilmente lui come Bastien non lo riuscirebbe a fare. Io dico naturalmente a livello di copertura. E quindi va bene così. Mi sembra che quello che sta facendo Tesser sia tutto in regola. Anche Sbaffo ha dato un suo contributo importante alla vittoria, perché un minuto prima del gol ha fatto una rovesciata spettacolare. Nicola, non so Provedel come ha fatto a parare quella acrobazia di Sbaffo. E allora noi ci limitiamo a dire che gli sbroglia braglia sono Insigne e Mokulu, però anche Sbaffo è stato un cambio azzeccato. Assolutamente sì. Invece voglio spostare l'attenzione in questo momento su un altro dato statistico che ci arriva dalla Lega Serie B, ossia che nella gara, dal punto di vista dei calci d'angolo, ce ne sono stati 4 per il Modena e 8 per l'Avellino, il doppio. Invece, per quanto riguarda i tiri totali nello specchio, abbiamo 3 dentro allo specchio e 10 totali per il Modena contro i 10 nello specchio e 18 totali per l'Avellino. Madonna questo mia. È un dato abbastanza importante. Poi ti voglio però voglio tornare sul dato precedente sugli 8 calci d'angolo. Avellino dietro al Como è la squadra con più calci d'angolo a partita.
Questo si vede anche a livello di occasione. Avellino produce tanto sul calci d'angolo, quindi con dei difensori abbastanza importanti, penso a Cidai, penso allo stesso Mokulu che ha fatto gol, quindi è un'altra chiave importante. Produrre da calcio d'angolo in un campionato fisico come quello della Serie B è un dato molto importante, e fa bene anche Tessera a insistere su questi dettagli di gioco, che alla fine però si rivelano decisivi. Beh, alquanto originale la compagnia con il Como. Vabbè. È una statistica, naturalmente. Certo. Però Nicola, dobbiamo parlare anche di qualche ombra che c'è stata in casa Avellino. Ciccio Tavano ancora non ingrana, e ormai siamo alla 23esima giornata. Vogliamo dare un'ulteriore possibilità a Ciccio Tavano parlando dei campi asciutti di primavera. Lo aspettiamo anche allora, però deve darsi una mossa. Una quarta punta ci vuole, deve assolutamente essere acquistata dall'Avellino, e i nomi sono sempre quelli, però io penso che Comi sia la pista più percorribile. Addirittura si sono fatti dei nomi incredibili come quello di Kevin Lasagna. Sappiamo che gol ha fatto ieri, un gol incredibile, non so se l'hai visto Nicola, una digressione, ha fatto un gol pazzesco, da defilato è riuscito a incrociare sull'altro palo, quindi un giocatore che Kevin Lasagna è un giocatore imprescindibile per il Carpi. Sta facendo un campionato, sta giocando tutte le partite più importanti, gioca contro il Milan, gioca contro l'Inter, gioca contro la Fiorentina, gioca partite importanti per il suo Carpi, e dal mio punto di vista con un rendimento eccezionale, nonostante sia stato il primo gol in campionato. Però sono voci per riempire i giornali, mettiamola così, li definisco così. Tavano pende quella famosa spada di Damocle, ormai qualunque cosa faccia, qualunque cosa... La sua partita dura, tra virgolette, 60 minuti. In quei 60 minuti si gioca la sua partita personale, contro un po' di sfortuna magari anche, penso a quell'occasione contro la Salernitana sotto porta che ha sbagliato, contro magari una condizione fisica figlia anche di quei 37 anni che ha sul groppone. In un campionato come questo di Serie B, per un attaccante contro difese così ben organizzate, avere lo spunto importante come quello contro, chi è che ha fatto quel gol contro la Ternana, se non mi sbaglio, contro l'Ascoli. Però deve avere anche lo spazio per fare certe giocate in cui lui è bravissimo. Purtroppo certi spazi in Serie B sono rari, non te li concedono sempre, e tu non hai tante occasioni a partita per punire. I 37 sì, anni anche, per me sono, si sentono, però lui potrebbe rendere, deve arrivare assolutamente la quarta punta, perché non ci sono santi. Su questo non ci piove. Poi diciamo che il campionato di Serie B è un campionato fatto di agonismo e è un fattore fondamentale. Da questo punto di vista pecca un po' Ciccio Tavano, anche se tecnicamente è indiscutibile. Non si discute proprio Ciccio Tavano, e magari viene favorito quando si gioca palla a terra, ma nella partita contro il Modena serviva un ariete che potesse cogliere appunto determinati cross. È arrivato Mokulu e il gigante belga ha fatto quello che doveva fare. Io dico che fa la differenza Mokulu, cioè a livello di impatto fisico, di efficacia sotto porta, è un giocatore importantissimo per l'Avellino, e ricordiamo che Castaldo non stava benissimo, non ha potuto rendere certo. Al massimo, e allora con Trotta partito a Sassuolo, con Tavano polveri bagnate, allora meno male c'è stato Benjamin Mokulu. Certo, ovviamente qualcuno ha detto che ci fosse stato Trotta, magari la partita si poteva portare a casa. Sì, sono d'accordo. L'assenza di Trotta. Sono d'accordo, però ci doveva essere il ricambio dal mio punto di vista. Trotta ormai già la settimana scorsa doveva essere storia, lo è stato in questa settimana. Tu dici a livello di tempismo doveva essere fatto un po' prima. Lucio, sì, vabbè, giocare, il cambio, certo il ce ne hai tre attaccanti sicuro al 100%, però
già hai tolto anche Napoli. Bisogna sì, un po' velocizzare, bisogna da questo ovviare, punto di vista, perché magari Sarri può essere in, in accordo con noi. Il mercato a gennaio rovina un po' il certi equilibri. Certi equilibri, e quindi ha penalizzato sicuramente l'Avellino questa assenza di Trotta, che però doveva essere rimpiazzata. No, prima. Infatti. Anche penso, perché ricordiamolo, ci sono state due settimane, tre settimane da quando si diceva che Trotta sarebbe andato via. Beh sì, è vero, è vero, poteva muoversi un po' prima, però io penso anche un'altra cosa, che con l'acquisto della quarta punta l'Avellino avrà un organico profondo, molto profondo, perché ora manca questa quarta punta. In difesa si è aggiustato tutto, magari qualche uscita solamente, perché Ligi dovrebbe andare via, non so se Ligi o Rea, e c'è Migliorini che è lì, che aspetta il suo momento. Io penso anche che negli inserimenti, dato il suo 1,96 m, può essere importante negli sganciamenti. Negli sganciamenti, sicuro. Però quello che vorrei affermare è che non bisogna rimanerci male se quella quarta punta arriverà, deve arrivare per forza. Non sarà Comi, non sarà un nome tra virgolette da Serie B altisonante, ma sarà un giovane magari anche dalla Lega Pro. Io non ci rimarrei male, anche perché insiste spesso e volentieri lo stesso Tesser sull'ipotesi Roberto Insigne seconda punta. Quindi penso che se dovesse arrivare un attaccante di basso profilo, giovane con prospettiva, penso che potremmo vedere Insigne seconda punta, e magari poi chissà, magari vedere esplodere un altro Marcello Trotta in casa Avellino. Speriamo. Sì, no, ma l'Avellino ormai si è specializzato nel piazzare giocatori in Serie A, già 5 sono passati per l'Irpinia e ora giocano in Serie A. Il Cagliari, c'è il Cagliari la prossima partita, la settimana, questa è una settimana corta, venerdì sera c'era l'anticipo, il grande ex arriva al Partenio Lombardi, ma dopo Avellino Cagliari c'è Novara Avellino, il grande ex in questo caso Attilio Tessera a Novara, che ha fatto la storia a Novara. Due partite possono dire molto per il futuro dell'Avellino. Assolutamente sì. Io chiuderei, Nicola, dicendo: ma più luci o più ombre nell'Avellino? Beh, io penso più luci. Io penso che prima di questo filotto di partite molto difficile come Cagliari, Novara, Livorno, poi penso che questi punti sono tanto fino in cascina, bisogna conservarlo bene per futuri più tranquilli, più rosy, soft, sì. Sicuramente se dovessero arrivare pochi punti da queste prossime partite non bisogna fare drammi. Bisogna sempre tenere in considerazione che questo Avellino, non sto mettendo le mani avanti, però contro Cagliari, contro Novara, a Novara è una partita difficilissima, tosta, la più difficile del campionato. Ora il calendario è duro. È duro, però Avellino ha fatto bene quello che doveva fare, insieme al Pescara, all'inarrestabile Pescara in questo momento. La media punti nelle ultime 5 partite più alta 13 punti contro i 15 del Pescara, considerando le ultime 5 partite, quindi non facciamo drammi in caso di brutte prestazioni future, anche se io contro il Cagliari azzarderei anche un risultato favorevole, i 3 punti a favore dell'Avellino non sono così impossibili. No, assolutamente, anche perché il Cagliari ha ottimi giocatori in chiave offensiva, però Avellino così organizzato può fare davvero molto bene. E poi le squadre bene di Rastelli a gennaio hanno qualche piccolo problema. Una parolina sul Crotone. Io mi sto veramente sorprendendo. È esplosa la Juric mania ormai all'uscita, e questa squadra ormai ha calato la maschera, ma l'ha calata forse da un po' di tempo. Sì. Ma l'ha calata, leggendo anche i dati, nelle ultime 5 partite in casa e le 5 in trasferta, 13 e 13, ho detto tutto, 13 punti nelle ultime 5 partite in casa, 13 nelle ultime 5 trasferte. E poi ci sono ormai emissari anche di squadre di Serie A, c'era Balzaretti in Crotone Cagliari per Ricci, e c'era l'Inter per Yao.
magari per l'Avellino, per l'Avellino magari un Federico Balzaretti su quella fascia sinistra non farebbe tanto male. Assolutamente. Luci ed ombre a Nox. Di nuovo in studio, amici di Radio Flumeri, sportivamente Irpini. Siamo al giro di boa, siamo al giro di boa di questa puntata in cui fare i puntati su Scandone, sulle splendide vittorie di Scandone e US Avellino. Passiamo ancora al basket con la disfatta casalinga. Adesso Avellino ha pareggiato. Vabbè, è una vittoria, però Lucio, è una vittoria, vale una vittoria, vale una vittoria. Passiamo in casa Farine Magiche Ariano, la chiamo disfatta quella contro Scotti Vasco Empoli, una partita che non sa doveva perdere, mettiamola così, e bisognava vincerla perché le avversarie non erano così impossibili, come confermato anche dalla stessa Marisa per Santa Barbara in ai nostri microfoni. Una partita finita appunto 41-51 in cui Ariano ha messo in mostra un'ottima organizzazione difensiva, salvo alcuni tagliafuori errati sulla Poce Brasca, che è stata autrice, se non erro, di 18 rimbalzi. 14 ancora, però 8 punti e 14 rimbalzi, sfiorata la doppia cifra, però c'è da dire che comunque ho visto un'ottima Anzi Selmino in fase difensiva contro la Ceca, e quindi merito in fase difensiva da Ariano, però in attacco si è sbagliato troppo. Quel divario di meno 2 che ogni volta sfiorava Ariano veniva lapidato da quel da un errore arianese oppure da un canestro di Empoli che tagliava le gambe alla squadra di Ferrazzoli, e ogni qualvolta c'era un tentativo di recuperare, quella volta tornava ad andare sotto Ariano. Beh, è un peccato. L'emblema, Nicola, è la tripla di De Michele, sì. Ultimo quarto, meno 3 Ariano, 37-40, il palazzetto è esploso. Letteralmente esploso, sembrava che potesse cambiare tutto, e invece niente da fare, ci sono stati troppi errori. Io solo un dato mi viene da segnalare, abbastanza importante: le 11 palle perse nel primo tempo sono diventate 23 nel secondo, quindi a fine partita, mentre Empoli aveva fatto 12 nel primo tempo e 17 solamente nel secondo tempo, nonostante Van der Waard abbia perso più palle di tutte, con 6 palle perse. A me sta bene che Ariano perda pure 23 palloni, ma non si possono perdere alcune palle importanti da rimessa, oppure palle importanti da un passaggio con passaggi baseball assurdi, oppure palle che arrivano subito dopo un rimbalzo, dopo un canestro come quello di De Michele decisivo. Quando l'inerzia dalla parte di Ariano, c'è quasi un oscuramento dalla parte delle Ufidane e perdono la bussola. Da che cosa può dipendere, Nicola? Dipende dal fatto che la squadra è giovane, non ha una grossa personalità. Manca un po' di personalità, sì, in difesa tutto sommato ha contenuto, però davanti si sbaglia troppo, anche proprio sotto il tabellone non si riesce a piazzare il canestro più facile. Mi viene in mente quello di Eleonora Zanetti, che insomma non per buttare la croce addosso a lei, ma per far riferimento appunto a questa specificità in cui Ariano deve crescere. Sì, problemi soprattutto di concentrazione dal mio punto di vista, perché certi canestri, la stessa Eleonora Zanetti, ma la stessa Valentina Maggi, che ha fatto soltanto un punto, li realizzerebbero a occhi chiusi o quasi. Un po' il senso di responsabilità, un po' la pressione addosso, un po' il sentire che quel canestro è un canestro importante che non si può sbagliare, e succedono queste cose. Ricordiamo, ha perso 41-51. 41-51, alla fine il divario è stato troppo esagerato dal mio punto di vista, per quello che si è visto in campo, però quel che c'è da dire è che è stata un po' la sagra degli errori. Hanno sbagliato da ambo le parti, e Ariano doveva sbagliare di meno,
di meno Empoli, mettiamola sì, così. Sì, sì, assolutamente, lo dicono i numeri. Nicola, passiamo però un poco al calcio dilettantistico in promozione. Vediamo cosa è successo nel girone C. Bisaccese Grotta 0-1, Club Ponte Virtus Goti 2-2, Paolisi e Clanese 1-0, inarrestabile Paolisi, Caro Tenuto Taurano 0-0, poi San Martino Valle Caudina, Virtus Avellino 0-1, Serino solo fra 0-4, il derby della Galleria, Sporting Accadia Audax Cervinara rinviata, Vissariano Baiano rinviata, Paolisi in testa con 48, Cervinara 38 ma con partita in meno, quindi proprio in fuga Paolisi, Eglanesi a 36, solo fra 32, Grotta a 31, Virtus Goti e Virtus Avellino 25, Sporting Accadia anche a 25, Baiano 21, Serino 20, Vissariano Bisaccese insomma non navigano in buone acque, a 18 punti, Club Ponte 17, Taurano 13, San Martino Valle Caudina con Caro Tenuto Mugnano 10 punti. È stata sospesa se non mi sbaglio, o meglio è stata rinviata la gara del Vissariano se sì, non sbaglio. Sì, è stata rinviata, certo. Contro Baiano. Sì, sì Baiano. Ariano Baiano. Per quanto riguarda invece le altre realtà, sì, Nicola? Andiamo sullo sport minore appunto, analizziamo un po' le varie realtà pallavolistiche della nostra zona. Con la Serie D, GS Ariano, la società arianese che ha perso due gare sia con la squadra maschile sia con quella femminile, 2-3 in casa contro, per quanto riguarda la squadra maschile contro Folgore Vairano, è arrivato un punticino però per la squadra di Giulio Filomena, ancora più pesante la sconfitta per la squadra femminile 3-0 contro Arzano. Invece per quanto riguarda la Serie C maschile abbiamo il 3-0 di Atripalda contro Casa Giove, un 3-0 esterno che vale il secondo posto sì. In classifica. Olimpica, GS, nuova GS Olimpica, ancora KO 1-3 contro San Marco Cancello. Invece C femminile, Multiservice Avellino KO contro Montesarchio Sportland Montesarchio per 3-0. Nicola, un altro flash per quanto riguarda il calcio dilettantistico terza categoria, vediamo cosa ha fatto lo Sporting Flumeri. Allora, il Bonito vince contro Sporting Valle Saccarda 1-0, Carife Sporting Bisaccia 1-3, poi lo Sporting Flumeri batte Greci 3-0 e Real Orsara San Sesso Baronia 1-1. La classifica è Appenninica 22, Panne a 19, San Nicola a 18, poi Monteleone 13, abbastanza staccato, e Flumeri media classifica con 10 punti, dopo c'è Bonito e Valle Saccarda agli stessi punti di Flumeri, e Carife 7, Valle Saccarda e Greci a 5 punti, quindi ha vinto contro l'ultima in classifica. Bene, una vittoria che fa morale ai ragazzi del nostro bel paesello flumerese. Andiamo avanti con Cab Solofra, sconfitta per la squadra di Solofra, un 73-81 contro la capolista Capo Miseno. Overtime però? Sì, 73-81, un peccato perché si poteva portare a casa questa gara. Purtroppo c'è stata una sconfitta per i gialloblu, che non fa molto morale, c'era voglia di vincere questa gara, purtroppo è andata male. È andata invece bene, è andata benissimo alle ragazze dell'Accamontella, un 3-0 contro la squadra appaiata al CS Nettuno Accamontella Terracina, un 3-0 secco con i parziali di 26-24, 25-11, 25-15. Beh, le ragazze di Sesto Albanese stanno facendo bene. Sì. Stanno facendo molto bene, veramente. In questo momento stanno avendo una striscia stile Avellino. Sì. Andiamo stile Scandone, possiamo dire. Sì, anche stile, più stile Scandone, forse sì. siamo alla terza, quarta vittoria consecutiva. Basket, Under 16 maschile, l'Ariano 2005, Pallacanestro Ariano 2005, batte Meo Martini 44-37. In questo momento si sta giocando la partita Ariano 2005, la squadra di prima divisione contro Sacro Cuore, è iniziata alle 20:15, a correre tutti al Pala Cardito. Ancora basket femminile, Scafati, Givova Ladies Scafati batte Axi Avellino col punteggio di 56-43.
è un altro risultato negativo per, sì, per la squadra irpina. Giace in fondo, sì, giace in fondo alla classifica a soli 2 punti. Beh, Nicola, siamo proprio in conclusione, abbiamo anche sforato un po', 20 e 54 minuti primi. Noi andiamo via e salutiamo naturalmente il nostro pubblico di Aficionados, rinviando a lunedì prossimo per Sportivamente Irpini e Basketmania. L'appuntamento con Basketmania imperdibile nel fine settimana. Ok, ciao a tutti, alla prossima. Ciao.